Terminus! Bratti ragazzi e ragazze, ben ritrovati qua con DJ Slash. E bella ragazzi, siamo di nuovo qua con l'episodio pomeridiano di Mafia 2. Ragazzi, vedo che questa serie vi sta piacendo veramente molto. Quindi ragazzi, vi chiedo i soliti 4-5 like e qualche commento se avete qualche consiglio per il proseguimento di questa bellissima serie. Una serie bellissima per quanto riguarda me, dopo ragazzi dipende anche da voi. Ed ecco che arriva il matto figo che adesso risolve la situazione. Prendiamolo di mira. Boom, bene. E ci prendiamo. Ah, no, non l'ho ucciso. Dai, muori. Bravo. Ehi, ciao amore, come stai? Stai bene? Dai che ti ho anche liberato da questo uomo perverso, quindi dai. Sai cosa intendo. Ok ragazzi, adesso andiamo a nostra destinazione, che molto probabilmente sarà quella molto vicina. E come ogni santo giorno sono riuscito a schiantarmi contro la solita auto che arriva alla sinistra. Derrapata. E siamo molto probabilmente arrivati a destinazione. Ragazzi, non ha neanche servito fare il cut, l'editing. E scusami. Sì, lo so che sono matto. Semina gli sbirri. Ragazzi, semina gli sbirri. Vabbè, ci taglierò questa parte e ci si vede tra poco. Ehi, ragazzi. Ehi, Vito, questo è Luca Gurino. Vuole parlarvi. Luca, questo è Vito. Molto lieto, signor Gurino. Non c'è bisogno di essere formali. Chiamami Luca. De Vito. Cosa le porto? Quello che ho preso io. E muoviti. Ho sentito del vostro incontro con gli irlandesi. È bella storia, cazzo. E voglio congratularmi con voi due per il lavoro fatto. Salute. A salute. Avete fatto un lavoro coi fiocchi. Sono in pochi che hanno le palle per fare questa roba. E adesso? Mi chiedo se siete pronti al passo successivo. Sì, sicuro. Sarebbe? Sto parlando di eliminare qualcuno. Solo perché qualcun altro gli punta contro un dito e ti dice di farlo. Sono stato in guerra, signor Gurino. Uccidevo chi mi dicevano di uccidere. Persone che il presidente puntava col dito. Questa è buona. Il presidente. Sì, mi piace. Ma stai parlando dei crocchi, giusto? Sai, i cattivi. Non è quello che intendo io. Capisci? Sì, capisco. Bene, ci serve gente come voi, in grado di eseguire gli ordini senza fare domande. Gestite questo lavoro come l'ultimo e magari sarete accettati nella famiglia. Ma prima dovete pagare la quota di ingresso. E quanto sarebbe? 5.000 a testa. È una fottuta fortuna. Ehi, nessuno ha detto che costava poco. Non fidatevi. I benefici compensano largamente i costi. Lascerò decidere a voi. Henry vi aggiornerà sul resto. Ci vediamo più tardi. Eccoti qua. È stato un piacere, Vito. Sì, è tutto sotto controllo. È quello che hai detto l'ultima volta. Cerca di non deludermi di nuovo. Cavolo, sì, io giuro. Ora vieni con me. Dobbiamo parlare di un auto affare. Allora, Harry, di che lavoro parliamo? Devo far fuori uno. Il contratto è mio, ma mi serve aiuto. Qui entrate in gioco voi. Chi è il fortunato? Un ciccione che sta oltre il fiume. L'abbiamo avvertito, ma si crede intoccabile. E lo è? Beh, qualcuno ha già provato a farlo fuori. E? Leggermente sottovalutato. Leggermente quanto? Troppo. È un modo carino per dire che sono morti, giusto? Ehi, noi non siamo quei cazzoni. Ho affittato un appartamento di fronte a dove lavora. Lo aspettiamo
E appena quello stronzo si fa vivo, boom, tanti saluti. Come facciamo? Con una MG-42. Ah. E dove la prendiamo una MG-42? R. Sì. È un veterano come te. Ha un piccolo negozio d'armi privato a Kingston. Può farti avere qualsiasi cosa, dalla cervottana al bazooka. E non serve nessun cazzo di porto d'armi. Ok, io e già. Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston. È tutto pagato, digli solo che ti mando io. Poi raggiungici all'appartamento, a Sand Island, l'edificio di fronte alla distilleria. È il 233. L'appartamento 233. Ci vediamo là fra un po', ragazzi. Va bene, a dopo. Buona fortuna. E ragazzi, come avevo detto nell'ultimo episodio, ragazzi, adesso si comincia con i pezzi grossi della serie, ragazzi. Cominciamo ad eliminare della gente. Mamma mia, la tosse. Un pochino più importante. E ci si vede tra poco. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati ed entriamo. Sì, che c'è? No, mi ha mandato a ritirare il suo ordine. Va bene, entra. Qua. E vediamo cosa ha da dirci. Mila? Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già. Hai la sua roba? Bene. Eccola qui. Az. MG-42, fatta in Germania. La falce di Hitler, la chiamavamo, una bellezza. Ben 12 kg. Calibro 7,92. 1200 colpi al minuto, la più veloce al mondo. Un nastro da 250 colpi, portata di 1200 metri ed estremamente affidabile. Non so cosa dovete sparare, ma a meno che sia in un cazzo di carro armato, beh, allora sayonara, baby. Devo mostrarti come si usa? No, grazie, le conosco. Anch'io sono stato in guerra. Ma va? Aspetta, mi prendi in giro. Aspetta, aspetta. E dov'eri? In Normandia? No, Africa. Un attimo, fammi indovinare. Operazione Husky. Ma dai? In che unità eri? 504esimo para. Davvero eri un paracadutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito. È stata una scampagnata. Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa. Qualche medaglia? Purple Heart e CVM. Ehi, wow, una croce. Sai, non le danno via per niente quelle. Io ero in Normandia, siamo sbarcati a Utah Beach. Anche lì non è stata una scampagnata, ma... Mentre due anni dopo il ritorno, mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero. Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi. Senti, devo proprio andare. Va bene. Ehi, a proposito, sono Harry. E io Vito. È stato un piacere, Vito, un vero piacere. Se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. No, oh, ehi. Ecco qui. Spero che tu sia in macchina. Buona fortuna. Grazie, Harry. L'arma è nella cassa e nel furgone fuori in cortile ci sono mucchi di munizioni. Prendi pure, è già tutto pagato. E dopo una, possiamo dire, cinematica e un discorso di 5 anni, possiamo finalmente andare al nostro, possiamo dire, rifugio o accampamento. Ci si vede quando siamo arrivati. Ed eccoci finalmente arrivati. Appartamento 233, Mystery Lane? No. Misery Lane, o quello del genere. Di dove sei, Harry? Sicilia. Come mai negli States? Mussolini. Ti hai preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Joe. Mio padre era un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui lavoro con Clemente. Tuo padre, invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio.
Mussolini l'ha fatto arrestare, è morto in prigione. Non ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Brutta storia. Ma com'è che parli così bene? Arrivano, quelle auto nere. Vito, mira il bastardo grasso, dobbiamo farlo fuori prima che entri. Preparati. Bene, ci sono. Delle armi lassù, a quello fine... Ok ragazzi, iniziamo. Dai, bel poter d'auto su quello da fuoco, proprio così. Boom, bitch. Get out the way, get out the way. Cazzo, sto diventando sordo! Ok. Via, 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 andiamo, 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 andiamo. Ragazzi. Sì, bravo. Dai che è il nostro momento. Vedo, copro. Andiamo soltanto quest'anno a farlo. Dove stanno? Eccoli là. Boom, bitch. Ok, primo andato. Poi ce ne sta uno qua. Boom. E eccoci qua, ragazzi. Abbiamo fatto fuori i primi. Abbiamo anche un'arma nuova, no? Ok, prima tu, Vito. Sei tu l'eroe di guerra. Vai, ti copriamo. Grazie. Noi. Veniamo a prenderti, porcellino. Eccoci qua. Boom, bitch. Non passarmi davanti mentre devo sparare, però, ragazzo. Cioè... Ok. Oh, cazzo, attenti! No, attenti, ragazzi, hanno le mule troppo queste. Dove stanno? Eccoli. Dove sono? Ok. Piano piano ce la facciamo. Fammi usare qua. Dai, 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 corri. Bene, vieni. Ok, là dietro. Oh no, ok. Qua, via. Quello là è armato con i denti. Boom. 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 Dai, cavolo. E prendiamo anche un'altra arma. Cosa abbiamo preso? Muoviti, Vito, dobbiamo andare. No? Niente. Vabbè, prendiamoci il fucilozzo. Vito, copri. E dove stanno adesso? Oh no, ok. No! Corri. Corri immediatamente, corri. Oddio, okay. Oddio no! Okay. Prendi l'arma e facciamogli headshot, se riusciamo a prenderli ovviamente. Vi ricordo che qua non esiste la mira, quella automatica, quindi è un pochino più difficile. E qua ti uccidono con due colpi. Ok, dove stanno? Eccolo là. Dai! Boh, spara la bottiglia perché è cattiva. Prendiamo il nostro fucile. Ok, quelli là. Ah, ci sono le infariate che non fanno passare i colpi. Via! Boom e boom, bitch! Boom! Dai, andiamo avanti, okay. Spariamo l'ultimo colpo così mi ricarica l'arma. Perché ragazzi, sì, questa... Questo gioco qua non ti fa caricare in maniera manuale. Lui è il Thompson, anch'io voglio il Thompson. Cosa? Oh sì, è roba buona, dovreste provarlo. Vai pure, ma io non bevo sul lavoro. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati. Adesso dobbiamo proteggerci noi. Eccoli che arrivano! Attenti! Vieto, attenti, vai in scena. E adesso dobbiamo killarli di sorpresa. Prendiamo il nostro fucile, mettiamoci qua dietro. Boom! Mamma mia, la cattiveria in persona. Boom! La cattiveria, ragazzi. Prendiamo questo Thompson qua, che ragazzi, se cominciamo a fare Erculo. Ok. Attenti che ci saranno altri. Ok, adesso ragazzi proviamo a stare attenti che ce n'è uno qua sopra. Ok. Andiamo, piano piano, ce la facciamo e killiamo tutti. No, dobbiamo sprecare tutti i colpi perché sennò qua ci fregano. Ok. Quello esplode? No, non esplode. Ok. Andiamo. Ok.
Non uccidetemi! Vi prego, sono sposato! Non fatelo! Farò tutto quello che volete! Non uccidetemi! Per l'amor di Dio! Don Clemente demanda i suoi saluti. No! Cazzo! Ma che cazzo ti dispiace? Stai bene? Dove ti ha preso? No, non sto bene per un cazzo! Mi ha preso la gamba, cazzo! Oddio! Eh già! Figlio di... Sta prendendo sangue dappertutto! Portatemi dai greco! Il fottuto pettore! Il fottuto dottore, idiota! Ok, calmati, saremo lì in un minuto! Quello greco vive a Hydro! Siamolo alla macchina! Madonna santa, pesi più di quanto sembri! Ragazzi, colpo di scena, dobbiamo andare! Mi ha quasi fatto saltare le palle! Rilassati, ne è mancate di un miglio. Adesso ragazzi dobbiamo veramente correre perché non c'è tempo. Non c'è tempo. Dove stanno i nemici? Che non mi ricordo. Fa male, cazzo. Ah no, lui è amico. Voglio iniziare a camminare se non smetti. Voglio morire. Anch'io non voglio morire. Non c'è bisogno. Aia. Ok, sta crollando tutto quanto. Corri, immediatamente. Ragazzi, dobbiamo stare attenti qua, dobbiamo stare attenti, se no dobbiamo rifare tutto da capo. Corri. Corri. Ok, mettiamoci qua. Ragazzi, ditemi anche nei commenti se volete che commenti, che commento di più o vi lascio più immergere nel gioco, perché ogni youtuber ha il suo stile nel, possiamo dire, fare i commentari. Sì, ma ce ne sta uno qua e mi può uccidere in qualsiasi maniera.